pezzo di merda. Hai visto, Brian, che le statistiche sulle videogiocatrici mi danno ragione? Ti sto massacrando! È solo fortuna. Ma Brian, con tutta l'esperienza che dovresti avere con questo gioco... Cosa vorresti insinuare? Ma nulla, che forse quando è uscito il gioco tu eri fuori dalla sala giochi? Se per questo Giada mancherà nata. Ma ragazze, ma vi sembra giusto infierire così? Grazie, Dave, almeno tu. Brian, vuoi uno zuccherino? Eh sì, Giada, quel zucchero che lo vedo un po' spossato. Se mai lo zucchero gli serve per deglutire il boccone amaro. L'unica speranza che ti resta di vincere è che il cabinato si trasformi in un robot e scappi via. Dai ragazzi, lasciate stare in pace il povero Brian. E soprattutto basta spoiler. Giada, finiscilo e iniziamo con crossover. No, Brian, prendi questo! Dopo anni di battaglie legali, AX Good Girl approda anche qui da noi, un anime dedicato ai videogiocatori, con protagonisti i titoli storici come Street Fighter 2. Da Maggiolino a Camaro di Ultimo Grido e Rigorosamente Gialla, finalmente un film tutto suo, il più amato dei Transformers, Bumblebee. Volevo iniziare canticchiando uno qualsiasi dei suoi motivi, ma sarebbe stato scontato. Quindi bando alle ciance, oggi rendiamo omaggio al ritorno di Mary Poppins. Infine lasciamo la parola al giornalista che tutti ci invidiano, ma che nessuno vuole, Spazio Raffo News. Giada si è esaltata, io le ho prese e pazienza, sbabbi scalda la voce. Deve ultima sul pezzo, siamo pronti per cominciare con Crossover, Universo Nerd. Let's go! Le cose più belle nascono per caso, come quando i bambini tornavano a casa e raccontavano al papà come fosse stato facile fare il vaccino per la polio. E uno di questi papà era Robert Sherman, autore delle colonne sonore di film Disney leggendari come La spada nella roccia o Gli Aristogatti. Sherman, tutto preoccupato, chiede ai figli come è andata la vaccinazione. E loro rispondono in maniera semplice e candida che la medicina si trova in una zolletta di zucchero. E voilà, ecco nato il motivetto più canticchiato della storia. Basta un poco di zucchero e la pillola va giù. Mary Poppins, la tata con cui tutti i bambini hanno sognato di crescere, torna al cinema, a distanza di 54 anni dall'originale. Dopo i rumors emersi in rete nel 2014 che vedevano Tim Burton alla regia del remake dell'intramontabile pellicola del 1964, lo scettro è passato nelle mani di Rob Marshall, che ne ha fatto un sequel. Mary Poppins, sei tornata! Il ritorno di Mary Poppins prende forma dall'immenso materiale, ben 7 libri, che Piel Travers ha scritto nei 50 anni successivi alla stesura del primo libro. Siamo a Londra, nel 1930, durante gli anni della Grande Depressione. Protagonista la famiglia Banks, 20 anni dopo l'epoca del primo film. Non sei invecchiata di un giorno. Davvero? Non si parla mai dell'età di una donna, Michael. Speravo di averti educato meglio. Michael Banks, interpretato da Ben Whishaw, e i suoi 3 figli hanno dovuto fare i conti con una grave perdita. Ma non resteranno soli. Ad accompagnarli ancora una volta verso la serenità sarà proprio lei, Mary Poppins. A vestire i panni della tata magica, Emily Blunt. Cosa ti porta qui dopo tanto tempo? Come la prima volta sono venuta a occuparmi dei piccoli Banks. Di noi? Oh sì, anche di voi. Al suo fianco, nell'ardua impresa di riportare la felicità in casa Banks, ci sarà Jack, un lampionaio. Tra magie, colori e personaggi fantastici, la tata dei sogni saprà ancora una volta imbrigliare il cuore dei più piccoli, fissandosi per sempre in fondo al loro cuore. Mary Poppins è tornata per ricordarci che tutto è possibile. Basta aggiungere alla vita una pillola di fantasia. Andiamo! E comunque la Disney ultimamente ci ha proprio dato dentro con i remake, vero? Ne ha fatti uscire un sacco e ne devono uscire ancora, giusto? Eh sì, abbiamo visto Aladdin, ad esempio, Dumbo, Il Re Leone. Il Re Leone. Io sono curiosissima di vederlo, anche perché sono una grandissima fan del Re Leone.
E l'unica cosa, mi mancano tantissimo i cartoni in 2D. Ormai. Quindi questo sarà un po' un'incognita, però già sentire le musiche nel trailer mi ha fatto... Hanno giocato effetto nostalgia lì. Brian mi ha fatto vedere prima il trailer e diciamo, io sono sempre un po' titubante sul discorso remake, perché comunque il Re Leone è bello, cioè è bello già come è stato fatto. Rifarlo identico in computer grafica, non lo so, Brian. Però 2D nel 1994 e 2019, perché ad agosto poi uscirà il film del Re Leone in 3D super quasi realistico, live action appunto, sarà molto interessante. Ma voi lo sapete che la voce di Nala, il personaggio, poi l'amica e fidanzata di Simba, no? Spoiler del dopo il non lo sapeva nessuno. Nella versione americana, quella originale, sarà data da Beyoncé. Non lo sapevo. Sì, qualcuno dovrà cantare spettacolo, mi piace un sacco. Sì, assolutamente. Ma invece io ho sempre un po' paura dei remake, perché non so mai cosa aspettarmi. Devo dire che voglio vedere quello di Dumbo, che uscirà, mi sembra, l'anno prossimo. Perché il film di Dumbo è stato quello, nel periodo del 1940, dove uscivano i primi film della Disney, a più low budget possibile, perché dovevano rientrare dal flop di Pinocchio, che ha fatto perdere ovviamente... Pinocchio ha floppato? Tantissimo. Non lo so. E dovevano rientrare con le spese, quindi è stato il film con un low budget pazzesco. Diciamo che questa volta avranno qualche soldino in più, sì. Poi Tim Burton. Esatto. E poi c'era Green. Che super topa. Sì. Beh, comunque la Disney, secondo me, uno degli ultimi che erano usciti era La Bella e la Bestia. Ma non so se l'avete visto, non è stata solo la Disney a fare un remake o comunque un live action della Bella e la Bestia, perché più o meno in contemporanea, forse l'anno prima, era uscito un film di produzione francese. È vero. La Belle e la Bête, dimmi che l'ho detto giusto. Sì, l'hai detto benissimo, bravissima Sbabbi. Grazie amore. Che sotto certi punti di vista era anche meglio riuscito, no? Sotto il profilo magari dei costumi, della... Io quello della Disney mi ha lasciato un po' perplessa sotto certi aspetti. Beh, diciamo, quindi... il discorso remake è sempre un po' un terreno arduo, tu adesso anche spostandoci anche su... Perché anche Cinderella? Beh, Cinderella che è stato carino, no? Non lo so, no, Come Giada è molto polite, palesemente è molto diplomatica. Come sempre ci dividiamo in due fazioni, è sempre così. Sì, allora, parliamo di remake che hanno floppato. Dragon Ball, Robocop, Total Recall, sono comunque... Cioè, quando vai a toccare qualcosa che è già stato fatto... È inevitabile. Il rischio è sempre quello. Quindi la domanda è, ma sto Mary Poppins? Sto Mary Poppins, fateci sapere come sarà e commentate sulla nostra pagina. Ragazzi, non potete capire la nostalgia di vedere Bumblebee così old school? Dave, sei sempre solito. Anche oggi si fa Marcord. Dopo Mary Poppins, Bumblebee e High School Girl, è inevitabile. Voi la conoscete come una fiammante Camaro, ma per me resterà sempre un maggiolino giallo. Si sarà adeguato ai tempi, ma anche io la preferivo nella sua versione originale. Eh sì, Bumblebee si sarà evoluto, proprio come un Digimon. Diciamo piuttosto che è tornato in puro e vecchio stile anni 80. Siete pronti a fare un salto indietro nel tempo? A tornare alle atmosfere degli anni 80, quando i cartoni animati dei Transformers dominavano il pomeriggio in TV? Ma si può sapere che sta succedendo? Ma non capisco, è quello che vorrei sapere anch'io. Sì, perché l'ambientazione di questo Bumblebee è antecedente di 20 anni il primo Transformers di Michael Bay. Fantastico! Me l'hai fatta incazzare! Quell'auto è sensibile! $4,000 che sgommano via! Non solo è il primo spin-off, ma di fatto è anche il primo prequel della saga cinematografica. È il 1987, in una cittadina balneare della California. Charlie Watson, interpretata da Hailee Steinfeld, sta per compiere 18 anni. In un momento di nostalgia e solitudine decide di dare sfogo alla sua passione per la meccanica e si dirige nel vicino sfascia carrozze. Qui incontra il suo destino, l'Autobot Bumblebee. Come ti chiami? Un maggiolino Volkswagen giallo, rigorosamente vintage, completamente distrutto. Rimasto ferito in battaglia, ha movenze e sguardi che ricordano Baymax più che un guerriero stanco. Oddio, sono finita. È incredibilmente umano, un adorabile gigante che sprigiona tenerezza da ogni fibra metallica del suo telaio. In un istante, tra Charlie e Bumblebee scatta un'intesa profonda, un legame che li terrà uniti per tutto il corso della pellicola. C'è qualcuno che può aiutarti? Hai una famiglia? Oh, chi? Io? Se siete fan accaniti della saga dei Transformers, sappiate che il nuovo film si focalizza molto di più sui protagonisti che sull'azione, che di certo non manca, ma non arriva agli eccessi esplosivi a cui ci ha abituati Michael Bay. Oddio!
comunque per la voce italiana di Bumblebee è stato scelto lo zar della pallavolo, Ivan Zaitsev, uno che di bombe se ne intende. Ciao amici di Facebook, sono Ivan Zaitsev, la voce italiana di Bumblebee. Dal 20 dicembre mi troverete e ci troverete, come vedete, al cinema. Sarà un film pieno di azione, pieno di divertimento e veramente carico. Quindi ci vediamo tutti al cinema. Ragazzi, io andrò al cinema a vederlo sicuramente, vabbè, sono un grande fan, soprattutto, io non so se sapete la storia dei Transformers e come sono arrivati poi sui cartoni animati, perché inizialmente la Mattel ha acquisito i diritti dalla Takara, che è una ditta di giocattoli giapponesi. I Transformers nascono dopo sulla base di un concept che fanno in America, perché ad esempio Megatron non era cattivo, che non si chiamava Megatron. Loro hanno creato una storia per vendere poi un cartone animato. In America si faceva così una volta. Certo, adesso poi. Una volta. Una volta era. Anzi, sai che da quello sono nate la regolamentazione, mi è venuto in mente, delle pubblicità durante i programmi per bambini. È nata proprio da questa cosa qua. Esattamente. Una volta per spingere, diciamo, il giocattolo, che andavano tanto i giocattoli negli anni 80, si doveva fare un qualcosa che andasse in video per invogliare poi i bambini a comprarlo. Sì. I Men ha dato, diciamo, il via a tutto. Sì. I Transformers è stata una naturale conseguenza. E quindi rivedere Bumblebee maggiolino degli anni 80 ti fa un attimino tornare indietro. Tanti giocattoli. Sì, non è l'unico, infatti, tipo quattro pinne all'orizzonte e gli Sharks, che poi è un cartone degli anni 90 alla fine, sì, no? Sì. Anche loro nascono da mamma Mattel, perché sempre loro, come giocattolo e poi cartone animato. Ma tipo, ma voi il finale di Street Sharks lo conoscete? Me lo sono perso. No. Perché anche lì la Mattel ha fatto una mossa di marketing. Quindi cosa hanno fatto? Hanno fatto arrivare sulla Terra sti dinosauri che sono diventati gli Extreme Dinosaurs. Che hanno preso quel posto degli Street Sharks nei negozi. Quindi così almeno c'era una continuità di vendita. Che geni, cacchio. Invece, parlando sempre di merchandise, di giocattoli, eccetera, lo so che sono monotematica, ma lo sapevate? Non l'avrebbe mai detto! Pazzesco, vi stupisco sempre. Anche i giocattoli di Star Wars in quell'epoca lì, grazie al film, hanno avuto. No, ma voi non sapete che una volta il discorso del merchandise legato ai film non era poi così usato, non era così. È partito tutto proprio con Guerre Stellari e George Lucas, che aveva questo accordo con la 20th Century Fox, che era molto, molto poco proficuo per lui, no? E gli lasciarono come contentino il discorso dei giocattoli, no? I diritti sui giocattoli. E lui, furbescamente, è partito con una. Un array di giocattoli, le magliette, il dial con la Lego, insomma ne ha fatte di tutti i colori. Ragazzi, ci ha fatto l'impero. Il resto è storia. Ha fatto davvero l'impero. Sono i giocattoli più venduti, venduti tutt'oggi, peraltro, ai film, infatti. E comunque, rimanendo in tema spazio, i Transformers alla fine sono alieni, ma non è che gli alieni sono solo robottoni, ma abbiamo visto versioni. Tantissimi film, ad esempio rimanendo negli anni 90, Independence Day, accidenti con Will Smith e Jeff, cioè chi se lo dimentica? E poi anche Mars Attack del grandissimo Tim Burton, anche quello, tanta roba. Nemici galattici. Oppure War of Wars. Che ovviamente parlo del remake con Tom Cruise, però in realtà c'è anche un film vecchio. E rimanendo su Tom Cruise, Edge of Tomorrow. Che bello, Edge of Tomorrow. Molto bello, sì, un po' sottovalutato. Tra l'altro, gli alieni di War of Wars sono belli perché sono venuti dallo spazio e poi sono rimasti sotto la nostra Terra senza che noi ce ne accorgessimo. Perché tutti amano la Terra, sti alieni? Non si è mai poi, capito. Ma infatti, ma che mi piace vederlo sotto punti di vista diversi, perché tante persone pensano che gli alieni arrivano dallo spazio. Vero. E se venissero dall'acqua, come in Pacific Rim? Brava. Ma voi lo sapevate come doveva nascere Pacific Rim? Del Toro doveva fare un film su Evangelion. Non gli hanno dato i diritti. E ha detto, adesso ve la faccio vedere io. E ha fatto direttamente Evangelion. Ragazzi, a proposito di diritti, sentiamo cosa da dirci l'unico TG che non mente mai, il Raffo News. Bentornati al Raffo News, il TG che non vende sogni ma solide realtà. Iniziamo con una notizia giunta l'anno scorso in redazione e tenuta buona per i momenti di crisi.
come questo. Una vocina ci aveva preannunciato che Fallout 76 sarebbe stato problematico come un pomeriggio passato con la fidanzata all'IKEA. E così è stato. Il gioco infatti sembra essere stato montato senza le istruzioni. Beh, la community l'ha presa talmente bene che in confronto i recenti disordini in Francia sembrano il raduno dei Papa Boris. Restiamo in tema videogiochi, o come li chiama qualcuno, giochi elettronici. La nota software house BioWare, dopo il flop di Mass Effect Andromeda, non ha gettato la spugna e sta lavorando a un nuovo capitolo della serie. L'annuncio è stato dato dal capoccia in persona, Casey Hudson, lo scorso 7 novembre, e dopo più di un mese di tira e molla col suo agente siamo riusciti a ottenere una sua dichiarazione esclusiva. Purtroppo al momento del collegamento satellitare ci siamo resi conto che qui dentro nessuno conosce l'inglese e quindi dopo qualche parola di Casey abbiamo finto che ci fosse un'interferenza e abbiamo riagganciato. Ma che minchiacce! Avrebbero potuto chiamare me! Potresti mandare il curriculum? Mi dispiace Sbabbi, sei troppo qualificata! Inoltre porteresti eccessivo scompiglio in una redazione di soli uomini. È tutto vero, Breaking Bad diventerà un film. A confermarlo è stato l'attore Kevin Hart, che, essendo un fan sfegatato della serie, sta cercando in tutti i modi di ottenere una parte nella pellicola. Pare nel ruolo del figlio segreto di Walter White. Ma di cosa parlerà il film? Di quanto è buono il pollo fritto di Gus Fring? No. Del parrucchino di Saul Goodman che di notte esce di casa per rapinare le vecchiette? Nemmeno. A tal proposito abbiamo in collegamento il boss silenzioso che incute timore solo ammiccando, Hector Salamanca. Don Hector, benvenuto tra noi. Cosa ci dice del film? Ah, interessante. E ci dica, quando è che è prevista l'uscita? Ah, così presto. Ma mi dica un po', ma Bryan Cranston tornerà nei panni di Walter White nella pellicola? E basta con sto campanello, brutto cornuto! Cornuto, no, la devi finire, la festa di mamma, che devo dormire! Ma che se no, no, ti piglio! Non mi toccate Breaking Bad! Bene, direi di chiudere qui questo collegamento prima che la collera divina ci faccia piombare addosso una meteora. Dunque, per questa edizione del Raffo News è tutto. Io credo che farò perdere le mie tracce all'Antigua per un po'. Ci vediamo il prossimo anno e quindi tante cose, arrivederci. Ma qualche bel gioco della SNK ce l'abbiamo? Tipo Metal Slug o The King of Fighters? No, che poi ci fanno causa se ne parliamo. Breve storia triste di High Score Girl, manga molto particolare con protagonisti due bambini negli anni 90 e la loro passione per i cabinati. E per fortuna oggi possiamo goderci la nuova serie animata tratta dal manga. 1991, Street Fighter 2 ha appena invaso le sale giochi giapponesi. La fila per giocare è lunga, ma voi avete skill da vendere e tante monetine bucherellate. Siete invincibili, almeno con Guile, finché dall'altro lato del cabinato non arriva il player 2, una ragazzina della vostra stessa età. Sceglie Zangief e vi straccia 29 volte di fila. Benvenuti nella vita di Haruo, un giovane sfigato senza alcun talento o interesse nella vita, se non una particolare bravura coi videogiochi. Lei invece l'ha odiata Akira, studentessa modello, popolarissima e ricca. La sua vita è talmente perfetta da annoiarla, così sfugge alla routine per rifugiarsi in sala giochi. Ecco la storia di High Score Girl. Dapprima un manga in 10 volumi appena concluso, ora un anime che sarà disponibile su Netflix dal 24 dicembre e che vi farà tornare indietro a quei giorni. La guerra del Golfo si è appena conclusa, ma voi siete troppo piccoli per curarmene. Tutto quello che sapete è la combinazione di tasti per lo Shoryuken. High Score Girl è un'ode a quegli anni e alle amicizie nate sui pulsanti dei cabinati che hanno fatto la storia. L'attenzione ai dettagli e la conoscenza dei giochi è quasi maniacale. Da Splatterhouse a Ghosts 'n Goblins e Final Fight, per non parlare di Fatal Fury e The King of Fighters della SNK, che sono costati all'editore una causa legale per violazione di copyright. Per fortuna tutto si è concluso bene e High Score Girl sta per arrivare anche da noi. Ogni episodio è una sorpresa, un ricordo nostalgico, una risata a crepapelle e perderselo sarebbe un grave errore.
Ragazzi, non avete idea di quanti giochi ho a casa che non riesco a finire. Perché non sei capace. Ma no, perché mi manca il tempo. Ma perché tu butti il tempo a dormire mentre la notte potresti tirare fino all'alba a giocare. Furbo Dave, ormai non sai più dove ritagliare il tempo per riuscire a giocare a tutto, proprio ora che ho i soldi per comprare tutti i giochi che voglio. Ma Sbabbi, lo sai che più sudi per pagarteli, meno tempo hai per giocarci. La vita è crudele. Quando sei piccolo non hai i soldi ma hai il tempo, e quando sei adulto posso andare direttamente in pensione. E non ci sono solo i videogiochi, ma anche i film, le serie TV, le fiere, gli anime. Appunto, per questioni di tempo dobbiamo finire qui e salutare. Ma torneremo. È una promessa? No, è una minaccia. Su Dave, le buone maniere, eh? Diamo piuttosto appuntamento a tutti sui nostri social. E alla prossima puntata. E che dire, ragazzi, vi aspettiamo qui a Crossover, il programma che dà voce alle vostre passioni.